Orienta Sud è qui a Napoli da 24 anni e noi come Ordine dei Giornalisti della Campania patrociniamo questa iniziativa da 8 anni con grande soddisfazione, con grande impegno, perché il tema del lavoro è un tema che i ragazzi devono cominciare ad affrontare il prima possibile, quindi è giusto che negli ultimi anni del liceo si cominci a porre questa questione, perché poi certo c'è chi andrà all'università, ma la scelta dell'università è una scelta poi fondamentale, strategica. Quante volte vediamo purtroppo ragazzi che sono anche andati bene al liceo, che dopo un anno e mezzo di università o mollano o cambiano, spesso perché hanno sbagliato la scelta. E Orienta Sud ha questo, diciamo, obiettivo importante, di dare una mano, di orientare. Io già stamattina ho visto tantissimi ragazzi, tantissimi docenti, e devo dire, tutti trasmettono una grande energia per un evento che è molto importante, per una questione che rappresenta il presente, non il futuro dei nostri ragazzi. Orienta Sud è sempre un'opportunità importante per la nostra città e non solo. Dar modo ai ragazzi e alle ragazze di capire quello che può essere un loro futuro professionale è sicuramente importante. Farlo come fa Orienta Sud credo che sia veramente un tassello da aggiungere anche a quelle che sono le opportunità che dobbiamo dare ai nostri giovani. Aver aggiunto poi un premio in cui i giovani hanno raccontato la loro città, il loro punto di vista legato anche alla vita lavorativa, la conciliazione familiare, è stata veramente una bella occasione. Devo dire, come al solito, i ragazzi e le ragazze ci hanno stupito, dando un contributo importante, innovativo e pieno di tante idee e tanti spunti. Per me è molto importante vincere questo premio, perché secondo me è la riprova che possa esserci una speranza per l'isola, perché nello scritto tratta dell'isola di Ischia, quindi veramente sono contento di questo traguardo raggiunto. Sono queste occasioni qui che danno una spinta a noi giovani, uno slancio maggiore per voler bene al proprio territorio e per volersi impegnare sempre di più affinché questo possa emergere, possa splendere. Abbiamo fatto questo lavoro perché volevamo rappresentare a 360 gradi la nostra città con i suoi pregi e i suoi difetti. Abbiamo cercato appunto con questo report di partecipare tutti e di essere tutti attivi. Era un'opportunità comunque per parlare della nostra terra, a cui tutti siamo molto cari, con le sue problematiche e con le sue cose positive, quindi questa era comunque un'opportunità per far arrivare i problemi della nostra terra a gran parte della Campania e anche oltre, dato che comunque abbracciava anche il Lazio. I temi affrontati, a parte il lavoro, sono anche per esempio le problematiche per quanto riguarda l'inquinamento e l'inceneritore, che comunque affliggono Acerra da anni. Sentite la questione ambientale, anche quella del cambiamento climatico? Sì, soprattutto nella nostra città, in questo periodo, perché abbiamo affrontato la quarta linea, che è stata, appunto, abbiamo dovuto fare una manifestazione contro la quarta linea dell'inceneritore, che appunto porta tanto inquinamento, e abbiamo dovuto manifestare. Quindi noi come giovani sentiamo questo tema sulla pelle, perché siamo coloro che poi vivranno la città in futuro, e sembra che le persone più grandi cerchino di rovinarci il futuro, quando in realtà dovrebbero capire che dovrebbero aiutarci a costruirlo.